Ben ritrovati, miei blasfemi amici, a un video sul ciclo di Cthulhu che vi farà bagnare. Nel senso che parleremo di cose umide, ovviamente. Ispirato al dio delle messi dei Filistei, che secondo alcune errate interpretazioni era ritenuto un essere mezzo uomo e mezzo pesce, Dagon è una delle poche divinità che Lovecraft ha ricavato da miti preesistenti. Si tratta sostanzialmente di un grande antico minore, Lesser Old One, siccome agisce come vassallo di un altro membro della categoria, il ben più potente Cthulhu. Si presume che sia il padre degli originali esseri anfibi noti come abitatori del profondo, usciti dalle sue uova. Solitamente rimane dormiente sul fondo dell'oceano, ma emerge quando opportunamente evocato. Dagon è una creatura alta dai 6 ai 10 metri, e a differenza del grande antico Cthulhu che serve, è libero di spostarsi per il mondo, anche se di rado emerge in superficie. La sua immensa longevità potrebbe o no essere legata a un'influenza della prole stellare di Cthulhu, così come potrebbero esserci stati più Dagon nell'antichità, e questo nome potrebbe essere un titolo per le creature così grandi. Ma la sua prima apparizione nel racconto omonimo del 1917, che viene considerato più un precursore che un vero e proprio elemento della cosmogonia dei miti di Cthulhu. Un naufrago sconosciuto, sfuggito alla prigionia dei tedeschi, si ferma a riposare davanti a un'altura in un'isola emersa dalle acque e assiste alla comparsa di un mostruoso essere umanoide in parte anfibio che agguanta un idolo con iscrizioni sacrileghe e poi torna negli abissi. Il ricordo di questa visione lo sconvolge, anche per la sensazione di essere perseguitato da qualcosa che proviene da epoche precedenti all'uomo. Dagon regna sugli abitatori del profondo assieme alla sua compagna Maid Hydra. Sembra di capire che entrambi siano una versione cresciuta terribilmente dei comuni di Puanz, siccome essi, con il passare dei secoli, non muoiono ma diventano più grandi, anche se alcune volte si ritiene che siano filtrati dalle stelle sulla Terra come Cthulhu. Gli adoratori principali di Dagon sono gli abitatori del profondo, i Deep Ones, anche se il primo e i secondi sono in via più ampia servitori e adoratori di Cthulhu, che ha esteso il proprio dominio anche sui mari. Deep Ones, aspetto e biologia. Gli abitatori del profondo sono una razza di umanoidi orribili alla vista, ingobbiti, senza mento, dalla pelle scagliosa, viscida e grigiastra e caratterizzati da occhi sporgenti che non sbattono mai le palpebre. Fanno la loro prima apparizione nella maschera di Innsmouth, anche se in Dagon il narratore, studiando l'obelisco, accenna a non meglio specificate creature umanoidi con tratti ittici. Nella maschera di Innsmouth, il narratore senza nome, in alcune note Lovecraft si riferisce a lui con Robert Olmsted, finisce nella cittadina di Innsmouth, nel New England, e poco alla volta scopre che gli inquietanti abitanti sono in combutta con le raccapriccianti creature ittiche umanoidi alla quale il culto della cittadina è assolutamente devoto. Nel finale il narratore scopre di appartenere egli stesso a una famiglia del luogo e pianifica di liberare suo cugino per raggiungere entrambi le profondità e le sue genti. L'ispirazione potrebbe essere giunta a Lovecraft dai racconti The Harbor Masters di Robert Chambers e Fishhead di Irving Cobb. Si ritiene che siano giunti sulla Terra allo stesso tempo di Cthulhu e Dagon, oppure che siano nativi delle profondità della Terra. Queste creature anfibie di acqua salata somigliano a un incrocio tra un pesce e una rana di grandi dimensioni. Respirano attraverso un sistema branchiale, ma possono anche muoversi sulla terraferma. Essi possono muoversi a due e a quattro zampe. Possiedono inoltre arti palmati che terminano con pericolosi artigli ed emanano un insopportabile puzzo di pesce. Sono in grado di comunicare telepaticamente tra loro e con gli umani attraverso gracidini. Si tratta di una specie che trascorre gran parte della propria esistenza nelle profondità oceaniche alle quali sente di appartenere fortemente, incline alla crudeltà e con più tratti affini ai pesci che agli esseri umani. La loro civiltà popola città di pietra e madreperla collocate nelle profondità marine al largo di grandi città balneari quali i Huntley, fuori da Innsmouth, i Loa al largo della Cornovaglia e Glehaw nel Mare del Nord.
A dispetto della loro diversità dagli esseri umani, provano il desiderio di accoppiarsi con loro per generare discendenti che accrescano il loro numero. Questi ibridi nascono come bambini umani normalissimi, ma tra i 30 e i 40 anni iniziano lentamente a mutare, manifestando fenomeni detti la maschera di Innsmouth, Innsmouth look, quali la pelle glabra, gli occhi sporgenti, la pelle che si stacca e le orecchie che rientrano nel cranio. E soprattutto sentono l'insopprimibile desiderio di congiungersi ai propri simili che popolano le profondità oceaniche, a cui cederanno quando la trasformazione in creature anfibie sarà quasi completa. Per cause esterne la mutazione può anche non avvenire, e in certi casi essi mutano direttamente nel ventre della madre in mostruosità a causa dell'influenza dei sogni di Cthulhu. In molti casi, fino a quando mantengono parvenze abbastanza umane, vivono in villaggi costieri sperduti celando le loro deformità e fungono da agenti sulla superficie dei loro fratelli oceanici, che vivono al largo della costa sotto i 700 metri. È noto comunque che gli abitatori, grazie al proprio tracciato cromosomico malleabile, possano accoppiarsi anche con i delfini, seppure la mutazione sia molto più ardua a causa della differente struttura ossea. Il processo della muta può anche non avvenire a seconda dell'influenza che esercita l'ambiente esterno. Il loro culto ha la massima estensione in Polinesia, ma sembra risalire fino ai tempi babilonesi. Si tratta di elementi molto individualisti, ma altamente collaborativi tra di loro, inclini alla conoscenza di scienza e magia per merito della propria longevità. Sono praticamente immortali, così come i loro figli umani, a esclusione di cause di morte violenta. Con il passare degli anni il loro corpo accresce di dimensioni e non è implausibile supporre che Dagon e Hydra siano appunto esemplari di tale specie invecchiati e ingigantiti a dismisura. Al contrario, un abitatore privo di sostentamento tende a regredire metabolizzando grasso e ossa e assumendo le fattezze di una rana. Può ritornare alla stazza normale solo nutrendosi avidamente e a lungo. Nel racconto La cosa sulla soglia di Lovecraft del 1933 è fortemente intuito che la protagonista femminile Asenath Waite sia il frutto di un incrocio tra un uomo di Innsmouth e una Deep One, siccome ha gli occhi sporgenti tipici della maschera di Innsmouth. Un esercito di Deep Ones appare anche in Trial of Cthulhu di August Derleth. L'ordine esoterico di Dagon. L'ordine esoterico di Dagon, presentato nel romanzo La maschera di Innsmouth di Lovecraft, pubblicato nel 1936, è un culto devoto alla trinità marina Dagon, Hydra e Cthulhu. Il capitano Obed Marsh apprese i dettami della religione oscura nel corso dei suoi viaggi in Polinesia e nel 1840 circa fondò un culto a loro devoto a Innsmouth, nel Massachusetts. La setta beneficiò subito della benevolenza dei Deep Ones, che offrirono manufatti in oro e pesche vantaggiose che sostennero la comunità della cittadina. Nel 1846, Marsh e altri fedeli vennero arrestati nel corso di sacrifici umani perpetrati sulla scogliera di Devil's Reef, ma alla fine l'arresto non condusse a nulla. La dottrina mescolava elementi del culto originali a dettami delle scritture cattoliche e a pratiche della fertilità locali. La setta cannibalizzò tutti i culti preesistenti e si impose come quello dominante a Innsmouth. Il culto praticava normalmente rituali assieme ai Deep Ones e spingeva i propri adepti ad accoppiarsi con questi ultimi, che venivano sia adorati come divinità che impiegati come intermediari verso divinità vere e proprie. Il governo americano, allertato da strane sparizioni e da attività illegali, spazzò via con un raid nel 1928 il culto da Innsmouth, ma si crede che esso abbia continuato a esistere altrove. La storia degli abitatori del profondo venne comunicata al capitano Marsh attraverso il libro di Dagon, un insieme di pietre coniche con iscrizioni che gli permisero di tradurre la lingua nativa in inglese. Esso venne preso in custodia dal governo dopo il raid a Innsmouth, ma venne distrutto in uno strano incidente del 1955. Nella cultura popolare. La maschera di Innsmouth è stata rivisitata nel romanzo Lovecraft's Innsmouth di Claudio Vergnani. In questa storia, ambientata ai giorni nostri, due discutibili guardie del corpo accompagnano un professore in visita a un parco giochi che è la fedele rappresentazione della celebre città portuale degli orari.
I protagonisti si accorgono ben presto che non tutto è finto quanto si potrebbe immaginare, ma che nemmeno tutto ciò che sembra vero orrore lovecraftiano lo è sul serio. Il romanzo da un lato omaggia e dall'altro demolisce le cupe creazioni lovecraftiane, ormai elevate al rango di cliché nella cultura pop, con molta ironia, ma anche con tanta attenzione al terrore che ci avvinghia quando siamo di fronte all'ignoto. Nel fumetto Neonomicon, scritto da Alan Moore, una coppia di agenti dell'FBI giunge a Innsmouth per indagare su quella che si rivelerà essere la versione dei giorni nostri dell'ordine esoterico di Dagon. Costoro rapiscono una delle due agenti e la costringono ad accoppiarsi ripetutamente con un abitatore del profondo che adorano come divinità. Questo è uno dei casi in cui le allusioni alle innominabili nefandezze tratteggiate da Lovecraft di intuibile natura sessuale vengono mostrate in una forma realistica e raccapricciante. I Deep Ones compaiono in numerose opere a fumetti con più o meno variazioni, come Shadows Over Baker Street. Nel fumetto di Sergio Bonelli editore, I tre uomini che ridestarono Cthulhu, si vedono potenziali abitatori del profondo dentro una taverna. La maschera di Innsmouth è stata oggetto di una bellissima riduzione a fumetti a opera di Alberto Breccia. Esiste una parodia Disney intitolata Topolino e le luci di Innsmouth. Nel fumetto Hellboy, i mostri rana sono pesantemente ispirati ai Deep Ones. In un episodio del fumetto pulp comico The Goon, il protagonista per poco non viene concupito da una sosia sputata di Mother Hydra. Nei racconti di altri autori compaiono in 24 Views of Mount Fuji, dove sono monaci stile Shaolin, in Jennifer Morgue di Charles Stross, Serenity Falls di James Moore, Anno Dracula di Kim Newman e Other Nations di T.N.P. Marsh. La maschera di Innsmouth ha anche ispirato la missione Oblivion di Elder Scrolls 4. Officina Meningi, un editore italiano, tramite un Kickstarter ha pubblicato un libro game che unisce le storie di Dagon, il rituale e il segugio. I Deep Ones compaiono in tutti i giochi di ruolo di stampo lovecraftiano. Il GDR italiano Alba di Cthulhu si distingue dagli altri per il fatto di renderli una razza giocabile, integrata nella società umana al pari di Migo e Ghoul, dai quali sono malvisti per il loro puzzo di rancido e la tendenza a menare le mani. Nel videogioco Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth compaiono sia Deep Ones nello scenario di Innsmouth che Dagon, di cui si vede la zampa gigantesca che cerca di affondare un battello, che Hydra come boss finale nella città subacquea. Qui viene affermato che Dagon e Hydra sono grandi antichi al pari di Cthulhu e provenienti quindi dallo spazio. Nel film Dagon, la mutazione finale del 2001, i Deep Ones sono rappresentati come esseri viscidi simili piuttosto a Cthulhu. Nel film Cthulhu, a dispetto del nome, il padre del protagonista è il capo dell'ordine esoterico di Dagon. Nei cartoni dei Digimon appaiono dei mostri chiamati Digi Deep Ones. In Ben 10 Ultimate Alien c'è un mostro chiamato Daigon, con tratti però di Cthulhu. Gli abitatori del profondo compaiono in un gran numero di videogiochi: Warcraft, Alone in the Dark, XCOM, Terror from the Deep, NetHack. Dagon compare anche nel videogioco Devil May Cry. Un demone con questo nome è presente in Forgotten Realms, in Castlevania, nell'originale The Witcher. Nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco esiste Lord Dagon Greyjoy. Esoteric Order of Dagon è il nome anche di una casa editrice. Esiste una reale società di occultismo chiamata Esoteric Order of Dagon, EOD, che mescola suggestioni di Lovecraft, Crowley e di altri autori. Esistono infine vari film che risentono dell'influenza di questi miti, fra cui Il mostro della Laguna Nera, La forma dell'acqua e Aquaman. Siamo giunti alla fine di questo video. Se sei un vero fedele degli antichi culti, aiutami a far conoscere il canale e lasciami un commento. Sarò lieto di rispondere. Iscriviti al canale e clicca sull'iconcina a forma di campanella per ricevere notifiche su eventuali risvegli degli antichi. Ti lascio anche i suggerimenti per gli acquisti su Amazon per aiutarmi a sostenere questa rubrica. Se vuoi farmi una piccola donazione PayPal, sappi solo che non me la prendo. Noi ci vediamo al prossimo Blasfemo Video.